Adesso, dicevamo, dobbiamo calcolare la velocità di queste onde progressive e regressive e sappiamo che la velocità si calcola lunghezza d'onda per frequenza. Non è importante quale lunghezza d'onda, quale frequenza, cioè nel senso quale armonica scegliamo, perché tanto il prodotto lambda per f è uguale per tutte le frequenze, perché tutte le frequenze viaggiano alla stessa velocità. Quindi noi usiamo la frequenza decima, perché abbiamo scoperto che questa frequenza qua è la decima armonica, a cui corrisponde una lunghezza d'onda che chiamiamo lambda 10. Sappiamo anche che la frequenza decima è 10 volte superiore, quindi è 10 volte la frequenza fondamentale, e sappiamo anche che la lunghezza d'onda decima è 10 volte di meno, è lunga un decimo della lunghezza d'onda fondamentale. Questa è la rappresentazione schematica del tubo di Kunt lungo un metro e questi sono i 10 antinodi A1, A2, A3 e l'abbiamo appunto l'abbiamo conteggiati 10. Allora, per misurare la velocità, la frequenza la conosciamo, è circa 1,68 kHz. La lunghezza d'onda ce la ricaviamo misurando la distanza che intercorre tra il primo antinodo, che starà da queste parti, e l'ultimo antinodo, che starà più o meno qua da queste parti. Noi la misura l'abbiamo già fatta, adesso la mostriamo. Ecco, la misura è questa. Noi dobbiamo guardare quando l'ampiezza diventa massima. Quindi più o meno qui c'è l'ultimo antinodo a 10. Allora qui c'è una riga millimetrata, questa gialla, e appunto andiamo a leggere, c'è scritto circa 97,5 cm, infatti siamo quasi in fondo al tubo che è lungo un metro. Poi andiamo avanti, troviamo naturalmente tutti gli altri antinodi che già sappiamo, fino ad arrivare al primo antinodo, che si trova, lo cerchiamo precisamente, si trova qua, più o meno sta qui. Questo è il primo antinodo, leggiamo sulla riga millimetrata 5,5 cm. Quindi tra il primo e l'ultimo antinodo ci sono 92 cm, da 5,5 a 97,5, ma questi 92 cm corrispondono a 9 mezze lunghezze d'onda. Perché? Perché nel video precedente abbiamo visto che la distanza fra due antinodi è mezza lunghezza d'onda, quindi è lambda 10, lambda decima diviso 2, e tra A1 e A10 ci sono 9 lunghezze d'onda, quindi 9 mezze lunghezze d'onda sono 92 cm, quindi una lunghezza d'onda è 20,4 cm, cioè vuol dire che questa onda stazionaria da 1680 Hz circa ha una lunghezza d'onda più o meno di 20,4 cm, quindi è più o meno lunga così. Questa è la lunghezza d'onda dell'onda stazionaria che si forma qua dentro. Ora che abbiamo misurato la lunghezza d'onda, 20,4 cm, andiamo a sostituire nella formula della velocità, quindi 0,204 metri per 1,68 kHz, e troviamo circa 340 metri al secondo, la velocità attesa del suono. Facciamo notare anche un'altra cosa: abbiamo detto che la frequenza decima è multipla 10 volte della frequenza fondamentale, che quindi era 168 Hz, la frequenza fondamentale, e la lunghezza d'onda decima è 10 volte più piccola, quindi essendo 20,4 cm vuol dire che la lunghezza d'onda fondamentale è 204 cm, cioè 2 metri e 4 cm. E questo torna abbastanza bene con la teoria, perché noi sappiamo che se il tubo è lungo un metro, la lunghezza d'onda della fondamentale è 2 metri. Quindi ci aspettavamo, per la precisione, di trovare esattamente 2 metri e non 2 metri e 4 cm per la lunghezza d'onda della fondamentale. Come ci aspettavamo di trovare, abbiamo detto, 170 Hz, la frequenza dell'armonica fondamentale, e non 168. Ma questo non è un'imprecisione dello strumento,
o dell'esperimento. In realtà è giusto, perché si può dimostrare, in internet si trovano proprio anche le spiegazioni, le dimostrazioni, gli approfondimenti, che quando le onde progressive e regressive rimbalzano avanti e indietro quando giungono all'estremità del tubo, ai loro occhi, cioè agli occhi di queste onde, il tubo sembra leggermente più lungo. Cioè si può dimostrare che le onde che camminano nel tubo, a loro sembra che il tubo è circa un centimetro più lungo sia a destra che a sinistra. Quindi è come se vedessero un tubo di 102 centimetri, non di 100 centimetri. Quindi tutti i calcoli andrebbero rifatti con un tubo lungo, perché di fatto agli occhi delle onde sonore che viaggiano il tubo non è 100 cm ma è 102, e quindi giustamente con 102 cm intanto la lunghezza d'onda fondamentale diventa 204 cm, quindi 10 volte più grande di lambda 10, e anche la frequenza fondamentale non è più 170 Hz, ma facendo i calcoli si trova che è 168 Hz, quindi torna perfettamente. Adesso noi potremmo anche visualizzare un'altra armonica, per esempio potremmo mettere, insomma, vogliamo ad esempio trovare l'armonica numero 7, fai pausa un attimo che dobbiamo